Ciao a tutti e benvenuti su GuitarTube. Ragazzi, questo video esce il 23, che è sabato, quindi vi faccio i miei migliori auguri di buon anno e di buon Natale, perché non so se riuscirò a fare un video prima dell'ultimo dell'anno, quindi sicuramente ci vedremo l'anno prossimo. Ne approfitto anche per fare un bilancio di quest'anno, quindi vi ringrazio perché insomma il canale adesso è vicinissimo ai 13.000 iscritti, quindi ringrazio tutti quelli che si sono iscritti, che supportano il canale, commentando i video, insomma una bella community alla fine è venuta fuori e sono davvero contento, quindi grazie a tutti voi. Per il video di oggi, come regalo di fine anno, parliamo di legati, come avete visto anche dall'intro, ok? E vi do qualche consiglio, di esercizi ce ne sono una marea, quindi vi dico un po' la mia, come cerco di utilizzare i legati. Però prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciate un bel like, se non sei iscritto e passi di qui, ti piace quello che faccio, iscriviti, a te non costa niente e insomma è un bel modo per supportare il mio canale. Ma ritorniamo a noi. Allora, legati, consigli pratici. Allora, il consiglio che posso darvi è di non esercitarvi con troppo gain, meno ne mettete e meglio è. Certo, è un po' più difficile, però poi risulterà tutto più pulito. Esempio, io adesso ho questo gain qui, ho il volume leggermente chiuso da ore 10 a ore 9. E ti ho visto, le note sono belle, nitide, pulite. La cosa più importante è non dare troppo attacco col plettro per evitare l'effetto, come dire, percussivo, che può essere anche una scelta, cioè... come in questo caso. A me non piace il legato così, però può servire per certe parti, quindi meglio esercitarlo. In questo caso, con l'attacco del plettro, abbiamo quindi un legato molto più percussivo. A me piace un legato invece molto più fluido. Cerco di fare questo. Cioè di essere leggero sia con la mano sinistra che con la mano destra, in modo da avere sempre lo stesso volume, sia che io attacchi col plettro, sia che ci siano gli hammer-on o i pull-off. Avete visto come in questo caso? Quindi dovete stare attenti proprio a questa cosa qui, bilanciare l'attacco. Un po' come faceva Alan Oswald. Ora, fare i legati come lui bisogna essere extraterrestri, però insomma per avvicinarsi a quel tipo di legato molto liquido, quindi un po' meno Satriani, Van Halen, Steve Vai, e un po' più Oswaldiano, ok? Come concezione, non parlo ovviamente dello stile, ma parlo proprio dell'approccio che aveva lui al legato. Quindi, come in questo caso, vedete che io tengo sulla mano, praticamente sulle corde, la parte bassa, per evitare che risuonino. E vado a staccarla solo quando arrivo sul mi basso a suonare, perché così non si sente nulla e non ho bisogno di mettere, insomma, roba qui al capotasto per silenziare le corde. L'altra cosa è che se magari fate dei legati su una corda sola, vedete che con le due dita io blocco le altre due corde che sono vicine proprio per evitare risonanze. Anche con le dita potete aiutarvi, ok? Fare tipo hybrid picking. Per esercitarvi, intanto, stesso volume. Quindi non fate, ma fate, abbasso, vedete così? Cioè, così ho molto meno gain, più controllabile, è un po' più difficile, però anche ecco, alle Nines vi consiglio di ascoltarvi come fa lui legati. Ovviamente questa lezione è un po' più avanzata per chi già lo sa fare il legato, però vuole migliorare in alcuni aspetti. Quindi questo esempio qua, questo pattern, ok? Portiamolo su tutte le corde. (Susurra)
quindi sia ascendente che discendente. Potete lavorare sulle sestine. Questo è il pattern. Ok, cercate di silenziare il più possibile. Non ci devono essere corde che risuonano. È difficile, però così è molto più fluido, poi vi divertirete. Ad esempio, potete farlo anche sull'acustica, l'esercizio. Ora, poggio un attimo la chitarra qui. Ok, prendo la mia Martin, giusto per farvi capire. Sto usando solo il microfono qui della voce al volo, quindi non sto amplificando niente. Ha delle 0,12, quindi lavorate un po' di più con la mano. Cercando poi di eliminare quasi del tutto il plettro. In questo modo. E insomma, questa è bella tosta da fare. Quindi, ricapitolando il tutto, dobbiamo suonare con meno gain, possibilmente allenarci anche sull'acustica, fare i legati cercando meno attacco possibile del plettro come volume e avere lo stesso volume poi con le dita, proprio in questo modo qua. Poco gain, vedete, io lo metto meno. Con meno gain e fate tutto con calma, ok? Bene, per oggi è tutto, a me non resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata e ci vediamo qui su GuitarTube. Ciao ragazzi e buon anno e buone feste. Alla prossima!